Sia la BTO, la borsa del turismo online, il filo conduttore di tutte le iniziative legate al Travel 2.0 e innegabilmente l'innovazione, allora non poteva mancare un premio dedicato a Steve Jobs, l'uomo fondatore della mela più famosa al mondo, l'uomo che ha radicalmente cambiato il nostro modo di comunicare. Un premio che è stato assegnato ad Il Casone, un'azienda di Firenzuola che lavora e produce pietra serena, la stessa scelta proprio da Steve Jobs per pavimentare gli Apple Store in tutto il mondo. Purtroppo io non l'ho conosciuto personalmente, mi sarebbe piaciuto molto. Il suo staff si è recato nel nostro stabilimento per scegliere questo tipo di materiale, su sua indicazione. Nell'85, dopo questo viaggio a Firenze, si è innamorato della pietra serena e al momento in cui ha deciso di realizzare gli store, ha deciso di pavimentarli con la pietra serena. E siamo stati scelti noi come fornitori di questo tipo di materiale. E quell'innovazione di cui Steve Jobs è icona indiscussa e che muove i motori del mondo è fondamentale anche per il continuo sviluppo del settore turistico. Innovazione che anche in Toscana ha dato i propri frutti. Toscana, che è stata una delle prime regioni italiane ed europee a puntare sul web 2.0 per promuovere la propria immagine turistica e che oggi raccoglie i suoi frutti con una stagione che ha portato, nonostante la grande crisi economica internazionale, ottimi risultati in termini di presenze. La stagione estiva, per esempio, del turismo toscano ha registrato un aumento del 3,2%, 700.000 presenze in più, una stagione che parla di dati analoghi a quelli del 2006, quindi un periodo pre-crisi, pertanto insomma, sono risultati straordinari per noi e che probabilmente premiano la politica, che ha visto tutte le istituzioni coese in un approccio e che ha visto però anche un'attenzione estremamente capillare nei confronti dell'innovazione attraverso i nuovi linguaggi, il presidio dei social networks, la presenza sull'online continua.